Per cuore giallo-blu finalmente Torino si toglie la scimmia dalla schiena, rientra anche Giacchetti da un infortunio che l'ha tenuto abbastanza fuori, è preoccupante, oggi gioca tanti minuti, guida la squadra, dobbiamo dire anche un grande Raul Lewis. Torino vince, soffrendo, ma la cosa importante è che vince secondo me, Jacopo. No, era importante assolutamente vincere. Siamo venuti qua ancora in emergenza con Mancio fuori, Tommy che non si è mai allenato, quindi eravamo veramente senza lunghi, però siamo venuti sicuramente con grande determinazione, siamo venuti qua, volevamo due punti, così, siamo venuti veramente duri, cattivi, giocando a volte con cinque guardie, cioè senza... Abbiamo fatto sicuramente tantissimi errori, però almeno abbiamo giocato col cuore, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ora bisogna ripartire da questo, sicuramente dobbiamo crescere in tantissimi aspetti, anche questa partita l'ha dimostrato, perché avanti due o tre volte, avanti di 10, 12, 15 dovevamo chiuderla, invece ci è mancato sempre quel qualcosa, complimenti a loro perché non hanno mai mollato. E poi il finale un po' thrilling, quell'antisportivo che non ho capito, però non l'ha capito nessuno. A parte del gioco, l'importante è che ci siamo presi due punti. Diciamo solo velocemente, anche perché giustamente ha fatto anche l'intervista per PMS News, quindi oggi è gettonato Jacopo. Allora, per dovere di cronaca, Casalpi senza Alvin Young, noi senza Mancinelli, rientro di Viglianisi, però tanta voglia, come hai detto tu, il malato secondo me, se vogliamo dirla così, viste le potenzialità di questa squadra, è ancora tanto lavoro da fare secondo me. Sì, anche perché non abbiamo mai fatto un allenamento tutti insieme, quindi a turno siamo stati fuori un po' tutti. Ancora siamo un po' in emergenza, speriamo di recuperare presto Mancio. Tommy, ho visto stasera, è andato bene nonostante sia stato fuori 5 giorni. Quindi niente, Kenny si sta reinserendo piano piano, quindi secondo me siamo sulla strada giusta. Abbiamo bisogno di tanto lavoro, il campionato è lungo. Sicuramente sapevamo che in questo periodo della stagione non potevamo essere brillanti, basket champagne, ma... Però almeno l'importante era prendere due punti, ci siamo riusciti, li abbiamo portati via con i denti, ora avanti la prossima e poi piano piano cerchiamo di arrivare anche in forma a livello di gruppo. Però già stasera abbiamo fatto dei miglioramenti, dei passi in avanti, passandoci bene la palla, poi anche un po' la stanchezza, terzo e quarto, però abbiamo fatto tiri aperti, buoni, ben costruiti, quindi questa è la strada giusta. L'ultima domanda, diciamo, riesce a capire l'affetto e la voglia che Torino ha di vincere attorno a questa squadra? Non, purtroppo ti faccio la domanda perché non hai mai visto Torino in casa, in questo momento non ci abbiamo mai giocato, quindi ti garantisco che c'è una grande voglia da parte nostra, da parte di Torino, della città, di supportarvi forte, però vorrei capire se tu hai avuto modo di percepirla anche se non siamo mai andati a Ruffini. Sì, sì, senz'altro, ma anche dalla gente fuori per strada, c'è grande attenzione intorno alla squadra, poi l'hanno dimostrato anche oggi qua i ragazzi, alla fine si sentivano solo loro, quindi sono stati sicuramente caldissimi e ci hanno dato una mano. Ora aspettiamo finalmente di giocare in casa per giocare davanti al nostro pubblico, perché abbiamo fatto un amichevole e basta. Però dai, ci prendiamo dei punti e ora pensiamo alla prossima. La cosa importante è vincere sempre nello sport, lo diceva già qualcuno. Quindi venite a vedere Jacopo Giacchetti, la PMS a Torino al suo esordio. Siamo tutti pronti, non ci resta che far mettere in campo questa squadra che tutti noi veramente agoniamo da tutta l'estate. Venite e speriamo nella luce. E luce fu. Ciao. Ciao Jacopo, grazie.